Se entro in chiesa ho una specie di filtro protettivo invisibile, dono dello Spirito Santo, che però mi protegge soltanto se sono seduto su una panca e soltanto a messa. Se per caso il prete ha deciso invece di fare, che ne so, una conferenza o un cineforum, no, lo Spirito Santo non funziona più. Non fa fede però agli accordi che erano stati presi sul Vangelo, per cui appunto lo Spirito Santo ci avrebbe seguito dappertutto. Se subito dopo la messa ho intenzione di andarmene, che so, a un museo, sono un incosciente schifoso. Perché sappiamo, lo hanno già detto, ma lo ripetiamo, che questo è un virus intellettuale, ok? Che si nutre di quei batteri che parlano bene l'italiano, che conoscono la pittura e gli scultori e il teatro, questo qui. Per questo la cultura è pericolosa. Quindi, se sono uno giudizioso, o giudizioso A, o giudizioso asterisco asterisco, mi fermo prima, mi fermo al botteghino e me ne vado, indietreggio al botteghino e me ne vado da un parrucchiere o da un estetista, ad esempio, che sono dei luoghi sicuri. Al ristorante la faccenda è davvero disorientante, ma so che se sbaglierò mi correggerete, perché i social servono a questo. Allora, fino a poco tempo fa potevo contagiarmi soltanto nel tragitto dall'ingresso del ristorante al tavolino prenotato. Quindi quel maledetto tratto di strada io me lo facevo tutta rattrappita, così tenendomi il cappotto come Enrico Cuccia, piegata su me stessa, guardando la brutta gente già seduta e immune, che ride, la gente schifosa che rideva ai tavoli e mi guardava masticando con la bocca aperta, spensierata. Poi finalmente arrivavo al tavolo ed ero salva. Ma questo fino ai primi di agosto, perché poi a partire dalla prima decina di agosto abbiamo scoperto che il virus può estendersi fino ai tavolini, può arrivare, così come un cameriere con i capelli unti. Fino al tavolino. E quindi ci vuole il pass. Ovviamente sempre che non si sia sacerdoti o parrucchieri, ricordiamolo, sacerdoti o parrucchieri. Ora però attenzione bene, se il ristorante o fate conto il bar si trovi dentro a un albergo, sapete questi ristoranti, beh, e io sia stata una lungimirante, fica, ed abbia prenotato una stanza, ecco, quelli sono luoghi sicuri dove non è previsto l'utilizzo del pass. Però attenzione, se il ristorante e il bar di quell'albergo lì poi alla sera disgraziati aprono al pubblico e fanno, che so, l'happy hour, automaticamente quel posto diventa pericoloso perché entrano i clienti da fuori, che chi arriva da fuori è pericoloso. E mi pare anche giusto perché oltre a essere gente pericolosa è anche gente burciara, perché voglio dire, cosa ti costava prenotare una stanza per farti un aperitivo? Così saremmo stati tutti in salvo. I peggiori però di tutti sono i musicisti, ricordatevelo. In generale, da sempre, lo sapete, i musicisti si drogano, hanno i capelli lunghi, vestono di pelle anche d'estate, fanno figli con chiunque, quello anche noi in realtà, però ecco, i musicisti in questo momento storico sono molto più pericolosi di prima, un po' per la musica di merda che fanno e un po' anche adesso scopriremo perché. Sia all'aperto che al chiuso, se vado a sentire un concerto, sono in un luogo veramente pericolosissimo, ecco, dove il virus si insinua nei timpani, a volte anche appunto il virus, come abbiamo detto, della musica del merda, ma questo dipende più dai miei gusti che appunto dalla pandemia. Se però al concerto ci vado in autobus, sono tranquilla, al sicuro, sempre che la mia casa però disti 2 o 3 fermate dal palazzetto dove si farà il concerto, perché se faccio più di 3 fermate è un tragitto a lunga percorrenza e allora sono in pericolo, mi serve il pass. Conviene quindi andare in metropolitana. La metropolitana è un luogo sicuro, dite perché la metropolitana rispetto all'autobus? Perché in metropolitana le porte si aprono molto più velocemente, molto più spesso che su un autobus, no? Ogni 5 minuti si aprono, si cambia aria, l'aria dei sotterranei si sa che è salubre, quindi c'è un ricambio non soltanto di gente ma anche di aria. Se al concerto vado in treno devo studiarmi veramente bene 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 la faccenda. Se prendo un Intercity, o uno di questi treni che magari attraversa più regioni, ecco, devo stare all'occhio, perché quelle sono delle circostanze, dici, sai, devo andare a Milano a vedere un concerto perché a Napoli col cazzo che lo fanno, stai attento, perché quelle sono delle circostanze quando attraversi, no, i vari stati federali in cui gli untori possono intervenire. Se invece abito vicino al palazzetto e quindi devo prendere il treno ma soltanto per un paio di fermate con un famoso regionale, posso stare al sicuro. Sì, sono al sicuro. Perché col disservizio il virus muore. Se devo prendere un aereo perché, che ne so, Eric Clapton fa un concerto a lunga distanza, quindi devo prendere attenzione, perché anche lì si sa da sempre però che gli aerei sono dei ricettacoli di germi inauditi. Se allora mi fermo prima di comprare il biglietto aereo e vado al centro commerciale per comprarmi un bel CD, dici vaffanculo, Eric Clapton me lo sento a casa, posso stare tranquillo perché il centro commerciale è un luogo sicuro. Non serve il pass. C'è Nexi che mi protegge, ma solo se pago in digitale.
Sì, perché banconote si sanno che le toccano tutti. Se volessi fare un concorso pubblico, dici io voglio salvare nel mio piccolo, nel mio paese, voglio fare un concorso pubblico. Serve il pass e ovviamente una raccomandazione, ma quella serviva anche prima. Gli uffici pubblici sono promiscui in effetti. Non sono promiscui invece i supermercati. Sembra strano, ma è così. Perché il virus muore immediatamente, perché è un posto dove vengono venduti un sacco di detergenti, sanificanti, igienizzanti, un sacco di prodotti altamente inquinanti. Difatti al supermercato se ne sbattono il cazzo del cambiamento climatico, perché l'importante è sanificare. E poi fra le corsie anche il virus si perde un attimo, si confonde, dice dove cazzo sto, quindi va alle casse per far chiamare al microfono i suoi ed eccolo lì che lo beccano. Si perde, con tutti questi prodotti non riesce più a pensare ed è per questo che noi siamo salvi, perché i luoghi più pericolosi sono quelli dove si corre il rischio di pensare. Quindi basta evitarli o andarci con le giuste precauzioni.